Il pubblico è trasformato in una vera e propria boccia, e lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! È un Bocciani! Good morning volley! Le pizzo sotto rete! La pallavolo secondo Globus Radio Station. Guida ai campionati. Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Mila e Shiro, amore, quel fatto c'è. E se c'è quel fatto, c'è Globus TV. Vabbè, visto, un inizio insolito, puntatona. Non so se arriverò alla fine, già le risate, prima, già stiamo ridendo. Sì, cioè, già io rido da sola di mio, se c'è già una situazione di questo tipo, voglio dire, non garantisco la mia presenza fino alla fine. Ecco. Te ne vai al sì, solito, sì, come scappo come l'altra volta. Vabbè, no, Antonio, ora non lo possiamo lo bloccare. No, non c'è motivo. Va bene, quindi puntatona, oggi ospiti i Brigantini, ma che c'entrano con la pallavolo? Niente. Allora. I Brigantini, parte dei Brigantini che ora ci spiegheranno perché gli altri non ci sono, vogliamo le giustificazioni. Comunque noi con la pallavolo c'entriamo, e come? Ah sì? Ora perché siamo degli amanti delle scacciate. Vabbè, ecco, questa è la prima. Quindi Antonio Ferlito, Nuccio Palumbo in arte. No, sì, Lucio Volumo in arte. Barbaro Ionello. Perché poi ce lo spiegherete. E Salvo sì. Cantone che si è infiltrato come produttore dell'ultimo loro disco, amico, nonché suoni con loro, nonché fai i loro video, l'ultimo video, sì, che vedremo un po'. Non che io percepisco anche l'assegno d'accompagnamento, facciamo un po'. Ok, quindi abbiamo, ci spieghi perché si chiama in arte Ionello? Con la J inizia. Lo spiega lui. Lo spiega lui. Ionello okay. Con la I lunga, in quanto a Paternò è molto diffuso il nome Consolato, che poi diventa... Al femminile diventa Consolazione. Da lì Consolazionella, Ionella, lui maschio, quindi lui maschio Ionello. Perché lui è di Paternò. Perché lui sì. È di Paternò. Ma come si dice che è di Paternò? Padroniese. Vabbè, andiamo. Ma lui si trasfigura alla rocca ogni notte, si trasfigura. Abbiamo un pezzo dei Brigantini, due Brigantini sì. su quanti? Quattro. Su quattro. Sì, ma perché c'è Pandi che, vabbè, ogni 28 ha le sue cose, sta male. Perciò non è potuto venire. Oggi è 13. Sì, ma lui è 13. Ogni 28 che di 28 ce n'è uno. Mentre invece l'altro, l'avvocato, era... Forse che era da Renzi perché doveva accompagnarlo da Obama, perché fosse Putin e ci ho chiamato. Sì. Ah, sì. Ha sempre degli impegni molto fantasiosi. Molto strani. Sì, sì, sì. Comunque sì, sempre cose di un certo livello. Ma non è mai a fare la spesa o occupare Putin o con Obama. Ah, cioè, cose addirittura di... Papa Francesco qualche volta. Ah, che ha fatto l'ultima cosa l'iPhone. Avete sentito l'intervista? Sì, 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 sì. Che non si deve usare l'iPhone in famiglia, va bene. E quindi sapevo, abbiamo perso. Io devo dire perché già lunedì ho saltato. Sì, sì. Voi andrete alle Olimpiadi sì, di Rio? Col Papa. Con l'iPhone. Con l'iPhone. Sì. Di Rio. E infatti, sai quanti giorni mancano alle Olimpiadi di Rio? Non posso sapere. 266. Perché noi stiamo facendo il conto alla rovescia. Il cosiddetto countdown. Che voi chissà come lo chiamereste, con le vostre storpiature, con le vostre cose. Come lo potresti chiamare? Il conto alla rovescia. Mi piace. Ti piace? Sì, sì, come sì. Si potrebbe dire? Il Brigantino come lo direbbe quando manca alle Olimpiadi? Sentiamo. No, non lo so, io direi che manca meno di un anno. Ecco. E poco più di 6 mesi. Esatto. Più di 6 mesi, sì, sì, sì. Allora, è un po' approssimativa questa cosa. A Rio fanno le Olimpiadi in Brasile. Però. Brasile, certo. Bello. Ma tu ti sei qualificato? Che bisogna qualificarsi per andare all'Olimpiadi. Sì. Come sì. Sei qualificato? Vabbè. Okay. Io per il lancio e non specifico di cosa. Dico, sì. Non lo vogliamo sapere. Lui invece? Io per il nuoto. Noto? Stile rana. Perché le rane a Paternò le rane hanno un perché a Paternò. Hanno un perché, quindi... E voi avete fatto anche un brano dedicato a questa cosa, no? Che... autobiografico, riferito naturalmente a Barbara Ionello. Ma i testi li fai sempre tu di tutto? No, in questo caso è stata una cooperazione a otto mani.
Cioè, in Turchia, in Turchia. Durante l'impero di Ataturk. Vabbè, stiamo andando. E come si chiama padre Ataturk? Che ha dato voi? No, non ce la possiamo fare. A Paternò c'era un pezzo di mobile che si chiamava Sette Manile. Sì, allora non so la Paternò, ti voglio dire. Ah, dico, la Paternò in Turchia. Comunque, si chiama Otto Manile. Gli ottomani erano specializzati nel sesso fai da te. Gente di una velocità. E facevano estrema. Anche favori, voglio dire, avendo tante favori mani. Favori agli altri, no? La generosità. Come una mano lava l'altra, si cassariamo. Non si io conavo una battere cucina. Mi dai una mano o diglio. Vabbè, a pallavolo questo. A muro. Tu pensa quando si acchiappava le gianghette. Tipo Mitra. Io dico ogni due che devono. Vabbè, vogliamo un attimo ricomporci. Mi pare difficile. Allora, ora a parte che fra un po' vedremo uno scorcio di quel video realizzato col maestro Cantone che ha avuto 30.000, quante? 40? No, quasi 60.000 su Facebook e quasi complessive qualcosa come 12.000. Buono, buono. Parliamo quasi di 72.000 click. 72.000. Tutte fatte dagli ottomani, perciò dividi per 8. Ogni click su ottomano. No, ma tu sai quali sono i biscotti preferiti da loro? Il gran turchese. La cosa bella è che non è che se li possono prima. No, cioè, è una cosa con così. Certo. Ma tu fai tutto il giorno così, peggio. Fammi capire. No, tutto il giorno. Perché ma che lavoro fai? Cioè, nella realtà. Guarda, per essere così rilassato, niente. Non fai niente, ecco perché sei così. Non mi faccio travolgere dagli eventi. Non sei schiavo, insomma, di questa società. Sì. Ma invece ora praticamente cosa avete in cantiere? Domenica si può dire no? Sì, certo che si può dire. Domenica cosa fate? Domenica noi realizzeremo il video della nuova canzone che abbiamo scritto, che è la canzone di Natale. Ah. È una canzone perché abbiamo pensato che tutti hanno sempre fatto qualche cosa per Natale, certo. Che sono da USA ma for Africa. Dobbiamo essere seri, sta parlando di una cosa. No, secondo come me. Come ricordate USA for Africa, We Are the World? Come no? Prima ancora c'erano Do the Noise Christmas, esatto. Di Artist Band Aid, quelli di Bob Geldof, e poi dopo ci furono gli americani che rimasero di più nella memoria delle persone, perché naturalmente gli americani così fanno all'ingrande. Di Michael Jackson, quindi, sì, con Quincy Jones, c'era anche Ray Belafonte nel mezzo, cioè, c'era gente che lo fa. E allora che succede? C'era. Succede che abbiamo pensato bene, cioè, ma scusa, l'ha fatto Michael Jackson, perché non vogliamo fare noi. Ma già è tutto pronto? È pronto, ma solo voi? Oppure avete chiamato anche altri artisti, un po' come hanno fatto loro? No, noi abbiamo voluto sfruttare in questo brano tutti i personaggi che abbiamo creato negli anni. Praticamente ci sarà al tempo stesso io me stesso che duetto con Mario Biondo, che sono io vestito da Mario Biondo, con il grande Gianni Bella che sono sempre io vestito da Mario Biondo con Gianni Bella. Sarò io tipo che mi padreppieggio, praticamente mi sdoppio in 8-9 appunto in 8 mani, esatto. Se la fatta Turchia, e questo lo farà chiunque, lo farà BJ, che praticamente sarà DJ La Rugna. E poi ma ci sono messaggi di WhatsApp? No, ancora no, perché sai che qua si può intervenire WhatsAppando. Allora WhatsAppando. Va bene, ogni tanto dobbiamo dare anche qualcosa di pallavolo, ma voi ne parlate. No, Paternò, tu non vai a vedere WhatsApp 340-05-11-286 per parlare con i brigantini. Con i brigantini e Salvo Cantone. Ma tu, mi piace. Ma tu vai a vedere le partite a Paternò di pallavolo? No. Voi non seguite la pallavolo? Io no, sono troppo basso per seguire la pallavolo. Vabbè, avete giocato a pallavolo nella scuola? Sì, vabbè, a scuola. A scuola. Qualche volta, sì, a livello di educazione fisica a scuola, ma non di più. Io invece andavo a vedere l'Handecar. Quando ero piccolo, l'Handecar era contro di noi, era un avversario. No, che c'è? Giocavamo nell'Handecar, ma sei ubriaca. No, quando siamo saliti in A2? Sì, all'epoca era l'Handecar di Antonino Vecchio. Bravo. Sì. Io conoscevo il figlio Francesco. L'avversario completamente, sì, l'Handecar di Cereale. Sì, parlavo dell'Handecar. Parliamo anni 80, fine anni 80. 85, 84. Esatto. Eri piccolino, diciamo che eri piccolino. Sì, e non ero grandissimo, però già mi appassionava questa cosa di vedere
perché a differenza degli altri sport, la pallavolo mi è sempre piaciuta perché c'erano i pantaloncini. Sapeva che stava andando a parare da qualche parte. Non ci avevo mai creduto che stesse dicendo qualcosa di sì. Stavo cercando di capire perché ti piaceva la pallavolo. Non si spiegava stavolta. Ma questo video che avete realizzato sulla canzone, questa qui di Mario Ubiondo, sì. Il titolo lo dite voi, perché lo dice lui, lo sa dire. Touch My Body, che ora forse vedremo nel primo stacco. Approfittiamo, anzi, sì. lo passiamo questo lo bellissimo. Subito, è stato un omaggio al grande Mario, che è un caro amico nostro e che devo dire è stato avvisato. Prima che dopo tutto, e durante. Prima, dopo e durante, perché era giusto, essendo amici, noi abbiamo messo al corrente del fatto che volevamo fare una canzone simpatica dedicata a lui. Abbiamo mandato testo, tutto, lui ha accettato di buon grado, si è fatto due risate. E perciò anche Mario è un nostro fan. Tu pensi allora, che quando ci sentiamo, la prima cosa che mi dice è ciao, touch my body. E allora andiamo con questo video e poi la pubblicità. Ed eccoci rientrati dopo la visione del video. La visione del video. Da vicino. Come si chiama il video? Touch My Body. Ecco, realizzato dal maestro Salvo Cantone. Ora domenica cominciata la realizzazione di un altro video e poi insomma i vari spettacoli in giro. Avete qualcosa di immediato? Andiamo giorno 27 allo Skyfall di Catania, via Vaiasindi. Andate sul nostro sito, su Facebook, troverete tutte le informazioni. Beh, suonate l'abrica con i brigantini? Sì, saremo lì con i brigantini. Vabbè, voi ogni tanto, ma no, vi diamo delle notizie solo da pallavolo femminile, perché la maschile certo, poi non interessa. No, la maschile non interessa. Non ci interessa. No. Però i pantaloncini sono cambiati, sono allungati. Sì. Perché? C'è questa cosa strana. Quando eravamo giovani noi i pantaloncini erano micro, e le magliette a manica lunga. Ora hanno le canottiere e i pantaloncini a mezza gamba. Chissà perché. Secondo te? L'evoluzione della specie. Vabbè, abbiamo delle partite importanti da segnalare. Siamo sempre le partite. No, se ci sono dei match stracittadini, che ne so. No. Cioè, nella B1 abbiamo il Santa Teresa che va a Isernia. Isernia che comunque ha 3 punti, loro ne hanno 7 e quindi dovrebbero fare il colpaccio e andare più su. C'è il Marsala che comunque è solo in testa alla classifica, punteggio pieno con 4 partite vinte su 4, ha perso soltanto 2 set, quindi ospita in casa il Terracina che ha solo 6 punti, dovrebbe essere sulla carta, ma sai sulla carta non sempre viene poi rispettato, sulla carta dovrebbero avere partita facile. Questo per quanto riguarda la B1 femminile. Se vogliamo sempre rimanere sul femminile, la sì, B2, i nostri ospiti gradiscono sicuramente, sì, anche se ci sono solo nomi, quindi non so quanto piacere questo vi possa dare, mi interessa. Comunque c'è il Planet Strano Pedara che ospita il Brindisi. Cercavo di intercettare. Io una volta ho lavorato per una squadra di pallavolo, poi vi spiego perché. Allora, esatto, ora ci spieghi. Allora, il Planet Strano è secondo in classifica con 11 punti e Brindisi ne ha 9, quindi la partita diciamo su pari livello, dovrebbero sfruttare il fattore casa, giocano domani alle 5. E poi la Pallavolo Sicilia che ancora c'ha soltanto 5 punti, dico soltanto perché ne eravamo abituati l'anno scorso ad altri hanno fatto un'altra politica quest'anno, comunque sono anche loro, giocano in casa domani alle 6 contro il Bari. Va bene. Poi abbiamo finito? Sì, no, c'è il pedale che va a Trapani, partita difficilotta. E il Modica che va a Castellano Grotte. Va bene, ridiamo il numero di WhatsApp 340 05 11 286, e Antonio ci dice perché, con chi ha lavorato e che cosa ha fatto. Ho collaborato con una squadra di Acireale di pallavolo e io mi occupavo la domenica mattina di mettere tutti i giornali a terra nel campo. Perché si era allagato? No, perché erano favoriti sulla carta. Mi costava 200.000 lire all'epoca, compravo qualche 400 copie della Sicilia a 500 lire, 200.000 lire, e c'era tutto il campo, tutto di giornale. Favoriti sulla carta. E abbiamo vinto il campionato. Perché sulla carta avete vinto sì, tutto. Okay. Vabbè, andiamo a annuncio. Da quanto tempo non state insieme?
da quanto tempo lavorate, insomma, suonate, questo gruppo, vi divertite insieme, da quanto tempo vi conoscete, come è cominciata questa amicizia, si ma può dire, assai, no? Assai, assai, troppo, assai. Tu pensa che io quando ero piccolo, lui già era grande, e io quando, ne ho patentati, nel senso che c'era uno che pareva Bruno Vespa e puttava me. Neopatentati, no? È arrivata dopo, è arrivata dopo. Beh, il satellite arriva dopo. Ok. Andavamo in un locale storico che è il Picasso, in piazza Ognella, mi pare che fosse, se non ricordo male, perché suonavano i Jackhammer. I Jackhammer era il gruppo dove Nuccio era già leader, batterista, cantante, e noi avevamo chi 17, chi 18 appena fatti, e andavamo spesso a Catania a vederlo, perciò io lo vedevo come un idolo, BJ Palumbo, che all'epoca si chiamava solo Nuccio Palumbo. Poi dopo l'ho conosciuto perché ho iniziato a suonare con altri gruppi catanesi, con i Blue in Blues, e Nuccio è venuto a far parte della formazione, da lì in poi è nato tutto, parliamo collaborazione quasi 16 anni. E Brigantini quanti anni hanno? Quasi 14, dal 2001. Sì, a dicembre 14. Dal 2001 sempre la stessa formazione, sì, sempre i quattro? Sì, quattro base. Vabbè, poi sono aggiunti gli altri, sì, però base, il gruppo è sempre quello, sempre inossidabile. Sì. E come vi sopportate? E non ci vediamo. come dovrebbero fare tutte le coppie, abitiamo in case separate. Vabbè, ci ha dato un'altra lezione di vita Antonio sulla sua... Mai come Enzo, però. Enzo chi? Di vita. Gliel'ho data. Vabbè, mi hai fornito l'assist. A questo punto spiega chi è Enzo di vita. Grandissimo batterista autoctono. E che cosa fa? Perché è un maestro. Grandissimo. Ah, perché ti vabbè, sì, sì, ok. Vabbè, batterista. Ha suonato con Mario Venuti. Sì, no, lo conosco. Ha suonato con Michele Zarrillo, con Mariella Nava. Mariella Nava, con Salvo Cantone. Certo. Che bello. Sì, sì. Sì, sì. Vabbè, abbiamo la B1 maschile del nostro presidentissimo. Ma devi dire prima, devo cambiare gli occhiali. Cambiare gli occhiali. Ora, certo, per gli occhiali. La B1 maschile si cambiano gli occhiali. Per la B1, trovandola poi, tra l'altro, la B1 maschile. Te la prepari e poi non la trovi. È scritto, lo fai apposta per trovare, per mettermi A1, A2, B1, B2. L'anno prossimo ci sarà solo la B unica. La B unica si chiama. Unica. L'anno prossimo B unica. Allora. Superlega. A2, B unica. Allora, Superlega. Metallo. No, una fatica stasera per dire le partite faticosissime. Vabbè, B1, allora, dai, tanto solo due. Le messaggerie Catania, c'è cioè la squadra di Mister Bianco del nostro amico Natale Aiello, che poi tra l'altro è anche nipote. Mio nipote e mio figlioccio. Che è il presidente di questa squadra troppo carina, troppo bella, che sta facendo un bel campionato e vanno in trasferta a Potenza. Potenza è a 0 punti. Speriamo che ci rimanga. Questo vuol dire che poi ci rimangono a casa. No, poi almeno uno. No, fa 3-2, scusa. No, 3-0 deve essere. Portare, cioè vogliamo un risultato pieno per la squadra di Natale. Sulla carta. Di Natale. Sì, E invece l'Universal Catania va a Leverano, che è la squadra che era venuta qua, che aveva giocato con le messaggerie. Sì, ce l'ha raccontato in diretta lunedì Luca Palma, che salutiamo, quindi, e Sergio. Non lo so, questa è una partita che può avere qualsiasi risultato, possiamo, insomma, non si può pronosticare, secondo me. Per la B2 maschile abbiamo invece la Coordinate che riposa, rimane così i tre punticini, mentre la Gupe Battiati gioca in casa e ospita il Pallavolo Augusta. Diciamo che la Gupe ha 4 punti, la Pallavolo USA ne ha 3, quindi non la dico più sulla carta. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire? Ci devo riflettere. Sta pensando in teoria. In teoria, ecco, bravissimo. Antonio è concentrato, non so su che cosa vuole dire qualcosa. Sta preparando. È il Papiro Fiume Freddo che... Papiro Fiume Freddo. Eccolo. Squadra egizia. La Papiro Fiume Freddo. La Papiro Fiume Freddo che va a Lamezia contro la Conad. Questi hanno un grosso sponsor. C'è la Faronica, Papiro. Però c'è un giocatore che si chiama Faronica. Non credo a Papiro, però voglio dire. No, era con la Papiro. Comunque giocano di lusso. Come si dice?
Gioco di Luxor. Di Luxor, giocano di Luxor. Come si dice Papiro o Paternò? Gia Papiro. Ma veramente così spiccato l'accento di hanno un grano. Volendo, volendo. Ma tu lo sai che ma si può fare pubblicità? Se, no? Se andiamo in zone. Sicuro. No, c'è il boss stroscio. Non si può che fare. Ti, che ti non picchia, si può fare. Ma perché ne avevo una pronta, era favolosa. No, però ci sono pubblicità nel mezzo. Non si può fare dei cognomi che. No, no, no. Non è carino, non è corretto. Non è giusto. Ma abbiamo scelto la seconda canzone. La fa in diretta. La fa in diretta. Siamo già pronti per la diretta di Antonio, ma cosa ci dedichi? Cosa ci dedichi? Esatto. Noi vi facciamo il coro. Spiegano la canzone. Cosa ci canti? Guarda, le nostre canzoni spesso nascono da intuizioni al momento. Tant'è vero che noi non diciamo mai ora ci sediamo e scriviamo qualche cosa. Di solito ci telefoniamo di notte. Anche perché Pandi non dorme regolarmente, dorme più di giorno. Io lo chiamo che sono le 3 di notte, oh, sai che cosa ho pensato, questa cosa che tu che ne pensi, e lui comincia a ridere, e comincia a mandare, siccome è vile, si secca pure a parlare, comincia a messaggiare, vile nel senso di lagnoso. Sì, sì, vile nel senso che odia la fatica, tutto lagnoso, ciò che è fatica. Ho capito, è un pigro. Ma quindi dovrebbe venire meglio parlare piuttosto che star lì a scrivere. No, c'è cosa più bella, lui con quel pollice. E allora quindi non ci vuoi dire cosa ci canti? Cosa ci dedichi? No, noi qualche cosa magari dell'ultimo disco, che ne pensi tu Salvo? Buono. Ti piace? Perché poi c'è anche BJ che vorrei sfruttare. Che cosa vuoi fare? Noi facciamo il coro, dai. Sì, allora, sì, ce lo dici questo titolo, ma cosa canti? Sì, si chiama Compro una vocale, è un brano che abbiamo dedicato a Vasco Rossi con il suo alter ego, che non sono io, ma è Pandi, che sarebbe Vasco Rosso. Ok, allora, poi ne compra una vocale in diretta qui da Globus Radio Station, Antonio Fellito per i Brigantini. Esatto. Noi abbiamo il tempo di arrivare lì con la chitarra, tutta in posizione, già bello inquadrato. Accenno giusto così perché poi la canzone è molto lunga. Vabbè, insomma, almeno 3 minuti li puoi tirare. Sì. Bravo, grazie, bravo, grazie. Bravo! Tutte le volte che voglio fumare, mi dici piantala, non la comprare, ma dico uè, piantala a te, ragazzi. Stai bene attento, non mi chiamo Alfredo, non mi tornare a casa con il negro, dico che modo è? Ti voglio bene, non ne approfittare, perché altrimenti ci rimango male, capelli ormai ne sono rimasti pochi, mi viene da piangere, tu invece ridi, guarda che luna sono tutto fronte, mi può capire solo Antonio Conte, mi sento solo e poi le spalle al muro, e Ligabue mi prende per il culo, la Coca-Cola in fondo mi ha distrutto, mi catenesci solo con un rutto, capisci a me? Capito? Mangiavo solo funghi messicani, per questo ho scritto storia egizionaria, se ce la fai, scrivile te. Un solo vizio, cosa c'è di strano? Lo aveva pure Franco Califano. Domani smetto, è la volta buona, io l'ho promesso pure a Maradona. Tutte le notti faccio un brutto sogno, e meno male che mi sveglio in tempo. Mentre cammino cade il portafoglio, quando mi abbasso dietro c'è Malgioglio. Pubblicità, beh, siamo, capito. No, volevo sentire. E quando suonano, invece di stare a casa e dire non ci vengo, vai a sentirle. Esatto, esatto. Va bene, pubblicità. E allora oggi una puntata un po' speciale. Assolutamente con... anomala. Anomala. Anomala, sì. Come... Puntata come gender. No, come gender. No, dillo, no? Gender. Anomala. Anomala.
No, vabbè, comunque una volta al mese la possiamo fare, se loro sono d'accordo, no? Una volta ti è piaciuto Antonio? Sì, no, tutte e due, voglio dire. Quando è arrivata prima mia sorella per tutti, mi piacciono tutti e due. Non si smentisce. Giusto. Io l'ho presentata, Antonio, non ho detto subito, tu sei veramente, non ne lasci passare una, no, neanche mezza. C'è antenne completamente. C'è una vergogna. Sempre, è una cosa pazzesca. Ma io posso chiedere una cosa, dico, questo genere, diciamo così, a metà fra la canzone, un po' il cabaret e tutto, cioè, può essere paragonato a quello che fa Checco Zalone? No. No, perché? Dimmi perché. Perché, allora, intanto... È una questione proprio di umorismo, speech. Noi abbiamo l'umorismo catanese, che è una cosa unica, secondo me, in Italia. Mondo. Perché è diverso da quello che dice, perché fa lui, tu dici. Lui ha puntato molto su delle parodie di personaggi, facendoli pure bene, voglio dire. Però delle cose... A noi non piacciono le parodie, proprio come gruppo. A noi piace di più creare dal nulla la canzone, che è una storia folle, possibilmente nostra. Noi più che altro ci sentiamo molto più vicini agli Squallo. Ah sì, vabbè. Però non dimentichiamo chi è il vostro ispiratore. Quando abbiamo iniziato eravamo solo esclusivamente una cover band di Brigantoni. Facevamo solo canzoni di Brigantoni, naturalmente riarrangiate, riviste, corrette con un nostro sound. Ma però... ne parlavate con lui? Cioè era una cosa, oppure siete nati completamente? No, noi siamo nati autonomamente. E l'abbiamo conosciuto dopo. E lui non si arrabbiava? No, lui era felicissimo. Lui era aveva generato i suoi figli, i Brigantini. Lui ci vuole molto bene, siamo molti amici. Naturalmente è venuto le prime volte per capire un po' quello che stava succedendo. Ma subito è nata una bella amicizia che continua tuttora, anche qualche volta. Ma che è? Fa così lui. Ma tu sai che una volta c'era Salvo Cantone, che era ingegnere del suono di uno dei tanti album di Brigantoni. A proposito, mi arrogo il merito. Sono realizzatore del più grande successo di Brigantoni, anche Giordano Bruno diceva mi arrogo. ci finivo male. Certo. Quindi ecco, stavi dicendo Brigantoni, scusa, 1.400.000 copie ufficiali, poi non si sa le copie pirata di cassetta. Annungano 1.400.000 copie a sciolla e nesce queste scarpe tu. Scusa, perché non hai guadagnato, non voleva guadagnato dire, scusami su sti soldi. Devo dire queste licarche. Vabbè, comunque stavate dicendo questa cosa, che è nato questo verso. Stava raccontando come è nato questo verso. C'era Tony di sera che stava registrando ed era al centro della sala di ripresa, con un microfono calato dal tetto, e noi eravamo in regia con Salvo. Tony, sei pronto? Vai! Allora, dopo un minuto parlavamo, sì. Tony si addormentava in piedi. In piedi. Si addormentava in piedi. Fantastico. E lui, Tony, ma che sto rumeno? No! E ripartito. No, stava pensando. È fantastico. Fantastico. Questo è il cuore delle cose. Pazzo l'indiano. Dopodiché, noi diciamo, per rievocare questa scenetta, ogni tanto con Antonio ci salutiamo così. È un po' inquietante comunque, sì, come saluto. Per chi non lo sa, non è quando lo tu fai Diego. Diego è un'altra cosa. Diego, quello è. Lui risponde al telefono. Diego! E questo cos'è? Questa è la madre di Diego, quando era piccolo, lo chiamava al balcone. Diego! THE. Diego! Va bene, niente. No, ma veramente non ci basta. Allora, ora chiederemo, quando abbiamo degli ospiti di tale livello. Ma allora, visto che ancora la pallavolo, voglio dire, ancora i campionati sono ancora. Sì, ci siamo. Da poco, quindi ancora. Ma quindi quando li facciamo tornare? Però dovete tornare tutti, almeno con gli altri due. Sì. Di quanto tempo avete bisogno? No, ma massimo appena finiamo questa settimana di fuoco del video, poi possiamo ritornare. Prima di Natale venite a cantare la canzone, ci fate gli auguri di Natale. Canzone e video. Canzone e video, 21 dicembre. Lunedì. Ma io invece proponiamo una cosa, possiamo fare una cosa anche di beneficenza, che sarebbe carina, se voi siete d'accordo.
fare una partita però stile cartone animato giapponese, c'è un campo lungo tipo 400 metri, cioè, pallone rete, che la rete è alta 30 metri, pallone ovale, pallone già che esce ovale ma diventa anche poi cuneiforme, cose bestiali. E gente che riesce a saltare fino a 32 metri, no, tipo panni, panni che schiaccia, ma schiaccia, ma schiaccia, chi schiaccia? Buddy. Quando sì. A terra praticamente schiaccia. Oppure facciamo come dicevamo prima il discorso delle schiacciate, si può fare proprio una cosa di beneficenza, porta anche tu, schiaccia anche tu, schiaccia anche tu. In questo momento la beneficenza mi pare che è un pochettino sotto il primo festival dei punti neri, schiaccia anche tu. Io tutti i cagarini fuori, pa. Per renderla più credibile in spiaggia, dove quindi beach volley, esatto, un uomo non è libero di pigliare su sole perché subito cerca subito la zira che ci trovi i punti neri, ma una cosa bestiale, i pezzi di sole, esatto, dei Stonehenge, mai fatto. Siamo, purtroppo siamo arrivati, è volato, non abbiamo avuto tempo di dire niente, di raccontare niente, partite, quello che è successo, vabbè, allora prossimo appuntamento leggiamo di nuovo i risultati, no, avviene comunque di venerdì perché il lunedì è più difficile, che dobbiamo dire le partite quando ancora dobbiamo presentarci, abbiamo molto più tempo, no, ma ancora possiamo sforare, possiamo sforare, vuole sforare un pochino? Ma sì, come dicono alla Sacra Rota. Oh, ma a proposito, ma io sti parini che stanno con ma infatti qua sto dicendo l'otto per mille. Pazzesco, e la Michelin che ha comprato la Sacra Rota? Upa, c'è la Michelin, se pensate ci guarda, in che caso stanno mangiando un'altra cosa. Senti, ma dici qualcosa sul biscotto? Valentino Rossi, Marquez, cosa? Allora, io perché l'altra sera ho visto che hanno dato il tapiro a Marquez. Secondo me hanno fatto una cosa poco sportiva. Ok, se ne sono accorti tutti e negandolo non hanno fatto altro che confermare e ridicolizzarsi ancora di più. Però c'è anche da dire che di contro Valentino Rossi da ultimo è arrivato quarto perché ce ne sono stati 29 che si sono spostati per farlo passare. Perciò okay. Vabbè, non tutti 28. Voglio dire, si sanno queste cose, di questa regola, dovevano lasciare giocare il mondiale all'ultima gara, perché erano gli unici che potevano realmente vincerlo, certo. Gli altri erano degli spettatori, perciò se fossero stati un minimo sportivi dicevano io corro a manetta, Marquez di turno, o c'ho dietro Lorenzo, o c'ho dietro Rossi, o c'ho dietro Pedrosa, chiunque, che mi... Invece... o se no ti sposti per tutti, cioè o ti sposti per tutti o corri contro tutti. Certo. Hanno fatto, secondo me questo è un mondiale macchiato, falsatissimo, poi lo chiamo un mondiale scippato. Va bene, si rifarà, grande. Allora domenica girate questo video di Natale che poi presenterete in anteprima a Globus Radio Station, no? Domenica inizieremo il lavoro, anche che previsioni di quanti giorni di ripresa ci sono? Due, poi ci sarà anche la post-produzione dove verrà montato, perché verranno fatti anche lavori per chi è tecnico con il chroma key, significa con lo schermo verde dietro, con tanti personaggi che verranno poi estrapolati e montati. Io quando parlo non so mai se parla sul serio, no? Cioè, ma aspetto, sto in tensione per chroma key, dico ora arriva qualche cosa. Il chroma key è fatto da Fausto Leale. scusa, chroma key è fatto da noi, come si dice? Io chroma key. Cioè lui fa il traduttore simultaneo praticamente, cioè tu gli dici una cosa e lui la traduce in paternetto. Grazie, al chroma key Fausto Leale. E com'è? Scusa, una volta io ho dovuto uscire fuori documento nel quale era scritto che erano andato a Catania perché erano convinti che fosse paternetto. No, Gesù è scritto il paternò. Qui è Ma perché avete questa fissazione? Voglio dire, ci sono anche altri dialetti, sì, cioè lui li fa tutti, lui fa il calabrese, fa il calabrese. Calabrese stretta e lunga, non è che ci sono zone di Calabria, perché se c'è la mezza San Eugenio, Catanzaro, no? Catanzaro, però un paio c'è pure Riggio e sotto tipo messinese, un po' un bastarduto, no? Allargami lo stretto. Cosenza è più tipo caro, ma anche del nord, se parlo sei solo del, diciamo, nel secondario. Io mi cimento da buon muratore. Va bene, ok, siamo arrivati, abbiamo sforato, trasforato tutti i segnali. Basta, vi diamo appuntamento a lunedì, senza i brigantini per questo lunedì. Saremo tristissimi. Vedremo se questa trasmissione avrà 12.000-13.000 visualizzazioni, ce l'auguriamo. Diciamolo, visto che loro sono abituate. Allora, su Facebook vogliamo
siamo 12.000 visualizzazioni di questa puntata. Con i vedere, voi che... taggateci nel nostro, sì, nella nostra pagina, nostra pagina. Così e tu noi, farai, certo, noi faremo. Va bene, va bene, ringraziamo allora Antonio Antonio Ferlito, Nuccio Palumbo in arte, Barbaro Ionello, Salvo Cantone, ci piace, va bene, ciao, pallavolo, venerdì, vabbè, ci vediamo lunedì, ciao, più, un po' ciao, più seri, ciao, 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 ciao. Grazie ciao. Globus, grazie, ciao. È trasformato in una vera e propria boccia, è lo scudetto, la Linea ha vinto lo scudetto, la Linea ha vinto lo scudetto, è un Pogiari. Good morning volley, Letizio Sottorete, la pallavolo secondo Globus Radio Station, guida ai campionati.